Orvieto è da sempre una città attenta al tema della memoria. Memoria di persone, di storie quotidiane straordinarie, di percorsi di lavoro e di pace, di pagine terribili di guerra. Nel caso specifico, noi della scuola secondaria Lorenzo Lotto abbiamo dedicato la nostra attenzione al ricordo delle imprese e delle gesta di due uomini che hanno testimoniato attaccamento alla patria e grande senso del dovere nei confronti del proprio paese, pagando queste loro convinzioni con il massimo sacrificio. Abbiamo deciso di ricordare Italo Steger e Iago Sorgoni per il loro coraggio e per il valore che seppero esprimere al fronte, ma anche come testimoni della Prima Guerra Mondiale, una delle più grandi tragedie dell'età contemporanea, di un mondo nel quale anche la nostra città fu travolta da quella tempesta che sconvolse la vita di donne, uomini, giovani e anziani, lasciando il campo una situazione molto peggiore di quella che aveva trovato. Ad Italo Steger è dedicata questa pietra, situata all'interno dell'ex scuola elementare Marconi. Per gli alti meriti militari conseguiti da Italo e anche per onorare la sua famiglia, Loreto, città natale del suo padre Vittorio, gli ha dedicato anche una via. Anche a Iago Sorgoni, Loreto ha dedicato una pietra, anch'essa situata nella stessa scuola elementare. Abbiamo tentato invano di contattare i suoi parenti lontani, ma poco è servito, perché nessuno di loro ha saputo fornirci informazioni riguardo Iago. Ci siamo messi in contatto con le biblioteche di Loreto e delle cittadine limitrofe, ma di Iago rimane forse solo un ricordo lontano. Il cimitero di Loreto accoglie infatti la sua salma nella cappella di famiglia. Sappiamo che nacque il 20 dicembre 1892 a Fossombrone. Si distinse poi negli studi all'Università Bocconi e partecipò come sottotenente al 19° Reggimento Fanteria di Pesaro. Combatté valorosamente e diede la vita per la patria fino al giorno della sua morte, avvenuta in combattimento il 13 novembre 1915 a soli 23 anni. Ma partiamo dall'inizio. Il 28 maggio 1894 Vittorio Steger e Clotilde Crespani vissero a Civitavecchia la gioia della nascita del figlio Italo. Dalle Marche si trasferirono a Forlì nell'ottobre del 1905, poiché al padre era stata assegnata la cattedra di francese presso le Regie Scuole Tecniche. Conseguita la licenza liceale nel 1912, il giovane Steger non ebbe incertezze sulla sua futura carriera e scelta di vita. A settembre dello stesso anno ottenne l'ammissione alla scuola militare di Modena, alla quale uscì 33° su 390 allievi, scrive la sua mamma. E noi allora, commossi e festanti, ci siamo sentiti maggiormente italiani e soldati d'Italia, pronti a fare ogni sacrificio per la sua grandezza. Dal gennaio 1914 al gennaio del 1915, Steger fece parte dell'11° Reggimento Fanteria della Brigata Casale, per poi passare al 120° Reggimento Fanteria della Brigata Emilia. L'Emilia partì il 22 maggio 1915 alla volta di Udine, dunque sul fronte dell'Isonzo, partecipando nel giugno successivo, poco dopo l'entrata dell'Italia nella Grande Guerra il 24 maggio, alle operazioni militari per la creazione di una testa di ponte a nord di Plava. Qui la Brigata Emilia ebbe il primo contatto a fuoco con l'avversario austro-ungarico. Per Steger e i suoi commilitoni, quello fu il primo impatto con la guerra trincea. Lì impararono rapidamente quali pericoli comportasse operare sotto il dominio visivo di un avversario. Nelle lettere a casa, Steger cercò di sdrammatizzare queste prime esperienze che lo vedevano ancora come spettatore. 5 giugno 1915. Cara mamma, ti scrivo dopo una giornata di mezzo combattimento. Andata ieri assai bene per il mio battaglione. Avevamo un compito dimostrativo in una battaglia generale sulla riva dell'Isonzo. Io sono nel contrafforte fra Isonzo e Iudrio. Siamo stati tutto il giorno fra un doppio fuoco di artiglieria, nostro e nemico. C'è stato un vero duello di artiglieria. Molti proiettili sono scoppiati vicino a noi, ma senza procurarci alcun danno. Noi avevamo alle spalle una batteria da 149. Ogni volta che sparava uno dei suoi pezzi, sembrava tremasse la terra tutta. Sfortunatamente, un proiettile amico ha fatto il nostro primo ferito. Impressione? Nessuna. Soltanto era snervante l'attesa in nazione nostra, perché noi dovevamo stare su una posizione a farci vedere e a sparare per trattenere il nemico che era di fronte a noi, impedendogli di accorrere i rinforzi, laddove si svolgeva l'azione decisiva della battaglia.
così che siamo stati quasi tutto il giorno fermi, sparando a tratti contro gente che non si vedeva o quasi per far sentire la nostra presenza. Partimmo dalle nostre tende alle ore 4. 17 giugno 1915, ore 8. Carissima mamma! Era verso il tramonto. La battaglia che covava, a tratto riaccendendosi come il fuoco, cova pian piano e nascosto prima dell'incendio. La battaglia alla nostra destra si era ad un tratto risvegliata in tutto il suo fragore. Si trattava per i nostri dell'attacco decisivo per la conquista del ciglio di un'altura boscosa, dove il nemico era fortemente trincerato. Un immenso e continuo fragore di artiglierie richiamò la nostra attenzione su quel cucuzzolo contrastato. I proiettili d'artiglieria, granate e shrapnel, cadevano avanti e dietro a destra e a sinistra delle posizioni nemiche, colà concentrati da tutte le nostre batterie sparse nel nostro largo fronte. E scoppiavano con i loro colpi secchi e potenti, preceduti da un miagolio straziante come l'urlo di un ferito, o rabbioso come il ringhio di un mastino, producendo col loro scoppio una colonna di fumo denso e biancastro, che tanto erano frequenti colpi. Formava una striscia continua come una barriera. E ogni nuvola rossa e biancastra dei proiettili austriaci era una stretta al cuore nostro per la sorte dei nostri, che impavidi, lenti e sicuri a gruppi, a stormi, in fila, seguivano fatali la loro avanzata lenta ma continua. Al rombo dei cannoni, repertuto dai mille echi della valle, come un fragore cupo di tuono, si aggiungeva crepitante e scoppiettante il fuoco della fucileria. Erano i colpi più cupi della fanteria nemica, che in mezzo al grandinare del ferro e alla pioggia di fuoco, impavida, rimaneva al suo posto. Erano i colpi secchi dei fucili dei nostri fantaccini, che sparando e avanzando, conquistavano a palmo il terreno. Ma i nostri bravi soldatini salivano lentamente di cespuglio in cespuglio, di roccia in roccia, arrampicandosi con le mani e coi piedi, ora radi, ora a gruppi. E come le onde del mare, rincalzantesi, altre linee li seguivano. Subitaneamente, le artigliere, che avevano nell'ultima fase concentrato e aumentato il loro fuoco, istantaneamente si tappero entrambi. I combattenti, prima dell'urto fatale e tremendo, prima della stretta mortale e decisiva, come due gladiatori agli estremi delle loro forze, raccoglievano il respiro e le ultime disperate energie. Poi un urlo lungo e prolungato con brontolii di tuono, lontano, lontano, appena percettibile, e che solo gli orecchi e gli altri inerti soldati potevano dire. Giunse a noi «Savoia!» «Savoia!» urlavano quei valorosi. «Savoia! Savoia!» ripetevano gli echi. Il 23 giugno 1915 muore il tenente colonnello Alberto Spada, comandante del secondo battaglione, 120° reggimento fanteria, ferito mortalmente a 50 metri dalle trincee avversarie. In una lunga lettera alla madre, Italo precisa le circostanze della morte del tenente colonnello, affinché ne sia informata la sua famiglia, a cui gli Steger erano legati. Nella lettera alla madre vengono scritte le esperienze di queste prime settimane di guerra, le marce faticosissime, i pernottamenti all'aperto, l'impossibilità per giorni di lavarsi, la difficoltà dei rifornimenti, il mangiare alla meglio con quanto si trovava nel territorio, gli spostamenti notturni, l'esposizione continua al fuoco dell'artiglieria. A 100 metri sono le trincee nemiche, credo ormai vuote e continuamente battute dalla nostra artiglieria. Il reggimento ha avuto forti perdite, molti feriti. Però tutto bene, abbiamo avanzato su un terreno difficilissimo e fortemente difeso e trincerato. Ora c'è abbastanza calma e forse avremo il cambio da truppe più fresche delle nostre. Se vedessi come siamo ridotti a vestiti, coperti di fango, laceri.
Altra corrispondenza evidenzia i panorami meravigliosi, i tramonti affascinanti, ma anche le arrampicate avventurose, compiute aiutandosi soprattutto con le mani. Lungo i fianchi ripidissimi delle montagne a cui addossare le tende, i rifugi scovati tra le rocce, le temperature fresche, se non basse o bassissime, le nebbie e le nevicate. In una cartolina postale del 5 settembre 1915 leggiamo: a metà settembre Steger aveva ricevuto la comunicazione ufficiale della sua promozione a tenente con decorrenza dal 15 luglio precedente. Steger è in licenza dal 10 al 25 gennaio 1916. Al ritorno trova un cambiamento inatteso. Lo aspettava infatti un ordine di trasferimento a breve. Ai primi di febbraio 1916 avrebbe lasciato il 120° reggimento fanteria per raggiungere Parma. Qui stava infatti nascendo la brigata Taro, composta dai reggimenti fanteria 207° e 208°. Il comando della settima compagnia del 208° venne assegnato proprio a Steger, già promosso capitano. Steger racconta nella sua fedele agenda anche di questo periodo che trascorre sul fronte occidentale, considerato il più tranquillo. Purtroppo però i giorni di serenità finiscono bruscamente. Scrive il 18 maggio 1916. La notte, appena andata a dormire, sono svegliato dalla fucileria. Il nemico attacca, deciso ad estendere l'occupazione anche a Cognizugna. All'alba la settima e l'ottava compagnia hanno respinto un risoluto attacco nemico. I miei soldati si sono molto ben portati al fuoco e sono entusiasti del loro successo. Per il valore dimostrato da Steger durante una giornata di maggio, gli viene conferita la medaglia d'argento al valor militare con la seguente motivazione: ferito durante un intenso bombardamento nemico, rifiutò di recarsi in un luogo di cura e, non appena medicato, ritornò al comando della compagnia. I mesi di agosto, settembre ed ottobre sembrano trascorrere relativamente tranquilli. La compagnia di cui Steger è comandante non è più in prima linea, ma nelle trincee di rincalzo. Sono molto interessanti le notazioni di Steger della sua quotidianità di questo periodo, la routine delle cure disciplinari ed amministrative, un po' di musica dopo pranzo con un mandolino, una chitarra, un violino, capitati chissà come in quei rifugi. Il 14 luglio 1916 Steger riparte col 208° per il fronte orientale. Qui la situazione si rivela molto difficile fin da subito, sia per le truppe che per gli ufficiali. Il 25 agosto 1917 Steger e i suoi soldati vengono contrattaccati di notte dagli austriaci e purtroppo per il giovane ufficiale non c'è scampo. Sarà il colonnello Amedeo Casini, in una lettera inviata da un amico della famiglia Steger, Emilio Schiller, ad illustrare i particolari della morte di Italo. Steger aveva fatto sempre bene e molto bene nei giorni 24 e 25 agosto, nell'attacco e occupazione di quota 549. Nella notte dal 25 al 26 agosto, verso le 23:30, quando il tutto era avvolto nella più profonda oscurità e nel silenzio di un fitto bosco, fummo attaccati di sorpresa da un reparto austriaco. Le sue ultime parole furono da me udite: non un grido di più, non un lamento, nulla. Appena fu possibile vedere, ai primi albori del 26, io andai alla ricerca. A pochi metri dalla prima linea, ai piedi di un albero, trovai il corpo del povero Steger. Una pugnalata alla nuca lo aveva fulminato. Alla sua memoria venne conferita la medaglia d'oro al valor militare, con la seguente motivazione: in diversi giorni di aspri combattimenti, cooperò validamente con la compagnia ai suoi ordini, alla conquista di un'importante posizione. Circondato in sorpresa ed afferrato alle spalle da un nemico che lo mise nell'impossibilità materiale di reagire, rifiutò sdegnosamente di arrendersi e cadde ucciso. Di Italo ricorderemo sicuramente il coraggio e i valori che seppe esprimere a soli 23 anni. Leggere i suoi scritti ci ha permesso un viaggio doloroso e straziante nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, guerra che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia, segnata dal sacrificio di milioni di giovani vite.